Simone Guerra, della segreteria regionale di SEL, Sinistra Italiana e Ambiente, a seguito dell'incontro di Parigi sul clima. Sì, il nuovo soggetto che sta nascendo e che in questi mesi sta cercando di costruire, a partire da tanti incontri sul territorio, una nuova identità della sinistra in Italia, non può che avere al centro delle sue politiche l'ambiente. Ormai sono anni che in realtà la sinistra ha capito che la parola sviluppo e i diritti al lavoro vanno declinati a braccetto con i diritti all'ambiente, che le crisi ambientali sono origine dei tanti disastri di questo pianeta. Anche ormai le migrazioni e le guerre incominciano a dipendere proprio dai cambiamenti climatici e dalle crisi alimentari e di acqua che il sud del mondo affronta. Non abbiamo quindi nessuna speranza di costruire un mondo migliore, di ribaltare in qualche modo anche i bisogni, se non mettendo al centro di ogni azione proprio il rispetto dell'ambiente, che significa non solo rispetto del paesaggio, ma significa soprattutto anche nuove politiche industriali e nuove politiche di sviluppo che appunto nel rispetto dei diritti ambientali abbiano il loro centro.